Famiglie possono essere rassicurate in quanto la sede della Bruno D'Osimo continuerà ad essere vitale in via Santa Lucia per quanto riguarda la scuola primaria e per quanto riguarda la secondaria, la Kruger non sarà in corso d'anno né per i prossimi anni spostata. Poi dopo se nel piano dell'amministrazione ritornasse in voga l'idea di un complesso, di un polo, questo è anche da decidere in base ai finanziamenti che potranno trovare, perché con il famoso patto di stabilità l'amministrazione si ritrova con le mani legate. Sì, loro parlano di lavori da realizzare anche con la presenza degli studenti dentro, ovviamente sfruttando al massimo il periodo di sospensione durante le vacanze estive, però anche lavorare perché è emerso insomma, che la scuola effettivamente è un baluardo, no? Addirittura nell'archivio ci sono documenti che risalgono all'Unità d'Italia. Io pensavo che fosse un pochino più giovane, no? Il Novecento, invece no, mi ha confermato la dottoressa Pettirossi, la segretaria, che appunto era la scuola che poi diciamo, raccoglieva al suo interno un territorio, addirittura si arrivava a Camerano, era grandissima come scuola. Poi dopo, forse all'inizio del Novecento, si è divisa in due direzioni didattiche, quindi è la scuola dei lungimani. Sì. E le sezioni adesso lì sono due. Le sezioni sono E due. rimarrebbero due anche nel Normale caso di tempo lavori, pieno. quindi di spostamenti tutti nell'ala nuova durante i lavori. Questi sono dettagli tecnici che non conosciamo, ecco, però potrebbero rimanere tutti addirittura nell'ala vecchia, perché ci sono due piani. Attualmente il piano di sopra non è utilizzato, ci vanno a fare delle attività di musica di scuola aperta. Quindi il Quindi anche posto prendendo c'è. una delle due ale, gli Sì, spazi ci sì. sarebbero comunque per tutte Sì, e due le sezioni. perché tanto se devono ristrutturare, devono ristrutturare tutto, quindi nella parte vecchia entrerebbero tutti. Ci sarebbe c'è la mensa, che poi attualmente la mensa è già nella parte vecchia, no? Anche gli uffici. E Anche gli uffici, quindi. le palestre. Anche le palestre. E lo stesso qui, l'amministrazione ha assicurato che al momento non ci si sposta perché il timore delle famiglie è che a metà anno, no, come si era paventato, si era ventilato l'anno scorso, magari che qualcuno si dovesse spostare a stazione, invece l'amministrazione ha confermato che di qui non ci si sposta. Siamo soddisfatti delle decisioni comunicateci ancorché ufficiosamente dall'amministrazione comunale, e cioè che la scuola in centro del plesso di Santa Lucia lì rimarrà e lì verrà anzi ristrutturata, e quindi si darà certezza, si può dare certezza ai genitori che la scuola in centro rimarrà. Questa era una richiesta precisa del Consiglio d'Istituto e dei genitori dell'istituto, e quindi siamo soddisfatti di questo risultato. Per quanto riguarda la scuola secondaria Kruger nel plesso di Piazzale Bellini, noi abbiamo sempre chiesto all'amministrazione comunale di avere certezze sugli spazi e certezza del diritto dei genitori, dei alunni, dei docenti di poter contare su degli spazi idonei per poter fare, diciamo, la scuola. E quindi questo significa che verrà rispettata la delibera comunale che è stata assunta nel dicembre scorso. Su questo abbiamo avuto ampie rassicurazioni. Su questo noi, quando l'amministrazione si fa garante dei diritti di tutti, non possiamo che essere d'accordo e applaudire all'iniziativa. Chiaramente rimarrà forte la nostra azione di monitoraggio affinché tutte queste cose vengano rispettate.